Dal 22 al 29 settembre si celebra a Perugia il Festival della Famiglia. Nell'occasione la nostra città sarà sede della seconda convention nazionale di Network Family. Il Comune di Perugia è un comune certificato Family Friendly. Abbiamo ottenuto la certificazione lo scorso anno attraverso l'elaborazione di un piano per le politiche familiari, perché vogliamo considerare la famiglia come soggetto di sviluppo economico, promuovere il suo benessere. Poi abbiamo incontrato l'esperienza di Trento e dall'esperienza di Trento è nato la voglia di lavorare su questo network che sta assumendo appunto una connotazione europea. Per cui il tema delle politiche familiari non è qualcosa che interessa solamente Perugia, che interessa solo alcuni comuni, ma è veramente una cosa nazionale. Tra l'altro stiamo facendo anche una sorta di triangolazione tra Trento, Perugia e l'Alghero, e questo vuol dire anche che noi siamo in grado di sviluppare politiche per esempio sul turismo. Dobbiamo fare in modo che ci siano strutture ricettive che accolgano le famiglie, che si rendano disponibili ad avere quel qualcosa in più che può essere, che può veramente stimolare la famiglia ad essere presente. Pertanto noi quest'anno abbiamo il testimone della seconda convention a livello nazionale, dove molti comuni italiani e anche umbri che hanno aderito all'iniziativa porteranno avanti il tema delle politiche familiari proprio per far sì che si promuovano politiche rivolte alla famiglia come luogo primario dell'educazione, dei diritti civici, dei valori umani, e quindi ecco, è importante questo momento di confronto con tutti i comuni, ma non solo. Ci è stato proposto di essere comune pilota a livello europeo, perché il network oramai ha raggiunto un numero importante di comuni. Le iniziative che proporremo sono tantissime, quindi si faranno delle attività laboratoriali, si faranno delle attività all'interno dei musei, all'interno delle biblioteche, sarà attivo tutta la settimana che va appunto dal 22 al 29 di settembre il Bibliobus, ci sarà la Torre degli Scili che farà una serie di iniziative, alla Città della Domenica, oltre che, come dicevo, all'interno delle nostre biblioteche. E poi avremo l'importanza anche della chiusura il sabato pomeriggio con Professione Mamma, che è oramai un evento che sta andando avanti da 5 anni e che accoglie tutte le mamme che in qualche maniera sanno fare delle cose. Sarà proprio una fiera delle mamme che si tiene al complesso monumentale all'Abbazia di San Pietro, dove ci sarà anche la convention, dove sarà possibile degustare le prelibatezze che la struttura offre di agricoltura biologica proprio del nostro territorio, perché questo tema è un tema anche che deve saper valorizzare il territorio.